Anatomicamente, l'apparato locomotore è essenzialmente costituito dal sistema scheletrico, quindi lo scheletro, dal sistema articolare, quindi tutte le articolazioni del nostro corpo, e dal sistema muscolare. Inizieremo ad approfondire il sistema scheletrico. Studiate per i fatti vostri almeno i tessuti che compongono il nostro apparato locomotore. Oppure richiedetemi i vari videocorsi. I tessuti che dovete studiare ovviamente sono il tessuto osseo e il tessuto cartilagineo e il tessuto muscolare. E nel mio corso di istologia vi spiego proprio vita, morte e miracoli di ogni cosa. Al microscopio vi insegno proprio a distinguere tutte le varie tutti i tessuti e poi nel corso di anatomia microscopica tutte le varie gli organi in pratica al microscopio. E adesso continuiamo con la descrizione del nostro sistema scheletrico. Quindi è formato da ossa. Queste ossa, in base alla loro forma, possono essere raggruppate in ossa lunghe, ossa corte, ossa piatte, ossa irregolari. Queste ossa irregolari sono ossa che hanno forma variabile. Le ossa lunghe, la stessa parola lo dice, e naturalmente rispetto alle altre dimensioni, cosa predomina? La lunghezza. Per esempio, l'omero, il femore, la tibia. Le ossa corte, il contrario, sono ossa piccoline, per esempio le ossa del carpo, quindi le ossa presenti a livello del nostro polso, come poi le approfondiremo tutte queste cose, le vedremo tutte, vi farò vedere schemi, disegnini, modelli e via dicendo. Ossa piatte, perché appunto hanno una struttura piatta, per esempio diverse ossa che formano il cranio, come per esempio l'osso frontale o ancora le ossa parietali e via dicendo, e ossa irregolari, per esempio le vertebre o ancora la mandibola o ancora l'osso sfenoide. Quindi guardate un po' questi modellini, guardate il femore, ovviamente è un osso lungo, lo vedete, non ci vuole un genio per capirlo. Ancora le ossa corte, qui abbiamo le ossa del carpo che costituiscono in pratica le ossa del nostro polso. Vedete queste ossicine sono, guardate qui dalle dimensioni, sono ossa corte. Comunque poi le approfondiremo nel dettaglio quando andremo a trattare tutte le ossa del carpo.